promessa che a tutta coda non sarebbe finito lì con l'Expo dedicato agli animali, ma che ci sarebbero stati poi anche durante l'anno altri appuntamenti, altre iniziative dedicate a chi ama gli animali e a chi li ha con sé a casa. Così è stato perché nasce la Pet School. Sì, è vero, abbiamo mantenuto la promessa anche in questo, perché comunque insieme a Paolo e Diego abbiamo deciso di far crescere questa passione trasformandola anche in formazione. La formazione ovviamente la faranno loro, sono loro le persone qualificate, però far nascere la Pet School sotto l'egida di A Tutta Coda è l'ennesima dimostrazione che vogliamo veramente fare qualcosa dalla parte degli animali e quindi anche creare della formazione. Sono due professionisti importanti, capaci, e siamo molto fieri di poter essere comunque il collante e che A Tutta Coda sia madrina ma anche promotrice di questa nuova bellissima iniziativa. Un'iniziativa che durerà qualche mese e toccherà diverse tappe, anche questa in avvicinamento poi alla fiera, perché sono già state decise le date di A Tutta Coda 2017. Sì, A Tutta Coda 2017 sarà il 16 e 17 di settembre all'Oval. Siamo cresciuti, avremo tantissime cose in più e ve le racconteremo tutte piano piano insieme ai nostri amici, ve le racconteremo. Ci eravamo lasciati alcuni mesi fa proprio qui all'Otto Gallery e ci ritroviamo qui. A Tutta Coda aveva fatto una promessa, non sarebbe stato solo un Expo, una fiera, ma sarebbe andata avanti con tante iniziative, e una di queste praticamente sta nascendo proprio oggi ed è la Pet School. Di che cosa si tratta? Sì, la Pet School è una scuola che si occupa di formare pet sitter, perché è una figura professionale emergente, nel senso che per fortuna è cresciuto il sentimento nei confronti degli animali d'affezione, e quindi diciamo i detentori di cani sono sempre più esigenti e necessitava una figura come questa, cioè non veri e propri professionisti come i medici veterinari, ma ragazzi e ragazze, ma non solo, anche persone anagraficamente più adulte che abbiano la passione per gli animali possono contribuire ad avere una base etologica, sapere che insomma questi animali hanno bisogno di essere accompagnati da persone che abbiano un minimo di competenza. Questo è sicuramente il nostro impegno. Quello che stiamo facendo è promuovere questo dog tour. Adesso abbiamo iniziato con il 24 e 25 febbraio, saremo a Torino, poi saremo a Genova e Biella. Oggi ci troviamo qui per un seminario che abbiamo fatto insieme al dottor Rendini, cane e gatto, due menti a confronto, proprio per aiutare le persone a capire che il cane e il gatto sono due animali differenti, hanno bisogni etologici differenti, e quindi bisogna conoscere queste differenze che sembrano piccole cose ma in realtà vanno a beneficio dei nostri beniamini a quattro zampe. È un modo per dare l'opportunità quindi a chi comunque già ama gli animali e ha anche il desiderio di farne un mestiere, poi una professione nella vita, di venire a conoscenza di importanti nozioni, e quindi anche una grande opportunità anche per i giovani magari. Anche una grande opportunità in un momento così problematico dove insomma c'è carenza di lavoro, dove si fa veramente difficoltà ad affermarsi in un mondo diciamo così globalizzato. L'amore e la passione per gli animali può essere trasformata in un lavoro. Ricordiamo che ogni pet sitter ovviamente diventerà l'imprenditore di se stesso, quindi ovviamente quello su cui deve puntare è sicuramente educarsi molto nel rapporto con gli umani, perché questo è fondamentale, e poi affacciarsi al mondo animale con delle competenze, con delle sicurezze, con delle certezze. Il fatto di avere in tasca un certificato di competenze acquisite non vuol dire che siamo diventati dei super professionisti. L'esperienza ci potrebbe aiutare tantissimo, però diciamo che la cornice al quadro è proprio questo percorso di formazione. Una pet school, perché è decisamente importante anche sapere a chi si affidano i propri animali quando magari c'è la necessità. Sì, in effetti capita molto spesso che il proprietario abbia necessità di farsi aiutare da qualcuno nel gestire anche soltanto le passeggiate del proprio cane, o a volte nel prendersi cura dei propri gatti per qualche giorno in cui magari è assente. Ci si può rivolgere ovviamente a chi si improvvisa e con tutti i possibili rischi annessi. L'idea della Pet School è nata proprio per cercare di formare delle persone che siano competenti come pet sitter e possano ovviamente fornire un servizio affidabile e completo a un proprietario che necessita di questo tipo di assistenza. Quindi l'idea è proprio quella di riuscire a
fornire tutte le competenze a questi futuri professionisti per presentarsi poi sul mondo del lavoro con delle competenze da mettere al servizio del cliente, non da tenere e basta per se stessi. Quali sono le caratteristiche che deve avere chi si approccia a questo tipo di realtà? Basta amare gli animali o ci devono essere altre caratteristiche? Beh, l'amore per gli animali ovviamente è fondamentale, ma deve essere associato alla competenza, cioè alla conoscenza di quello che è il mondo degli animali, quali sono le loro esigenze di base. Ovviamente senza andare a raggiungere dei livelli impressionanti e spesso anche difficili da raggiungere con degli approfondimenti eccessivi. L'importante è riuscire ad avere delle nozioni di base che permettono di gestire la gran parte degli animali a cui poi si presterà assistenza, senza per questo andare a trascurare quelle che possono essere anche le fasi ludiche, piacevoli di questo tipo di lavoro. L'idea è: amo gli animali, mi interessa approfondire quali sono le loro necessità e di conseguenza, una volta approfondito tutto ciò, essere disponibile per fornire questi servizi ad un proprietario che purtroppo oggi come oggi è sempre più impegnato in attività familiari e lavorative che non riescono a prevedere anche la partecipazione dell'animale da compagnia. Quindi l'idea è proprio riuscire a aiutare il proprietario che vuole aiutare il proprio animale. È più importante capire gli animali o farsi capire da loro? Credo entrambi in effetti, perché ovviamente noi dobbiamo entrare nella loro testa, ma essendoci uno scambio di informazioni facilmente loro saranno portati a voler entrare nella nostra testa per comprenderci. Quindi è importante dare a loro degli strumenti per riuscire a capire che cosa intendiamo quando assumiamo alcuni atteggiamenti o quando diciamo alcune cose, ma nello stesso tempo noi dobbiamo essere molto abili a capire che cosa intendono loro quando assumono alcuni comportamenti.